Buongiorno a tutti. Vi siete mai domandati di che materiali sono realizzati i nostri tavoli e soprattutto come fanno a funzionare così bene? Allora, oggi vi rubo qualche minuto per raccontarvi meglio la struttura con cui realizziamo i tavoli e un piccolo meccanismo che usiamo per far ruotare il pianale dei nostri tavoli. Anzitutto, i nostri tavoli sono realizzati completamente in vero legno e questa cosa lo potete tranquillamente notare già dalla gamba del tavolo. Questa è la parte strutturale più importante di tutte ed è realizzata con questo sistema. Si chiama sistema Tenoni, è un metodo che si utilizzava per realizzare i tavoli una volta praticamente. Ora in commercio solitamente si tende a utilizzare le spinette di legno che si incastrano e per fare un po' più veloce, diciamo così. Noi per riuscire ad avere dei tavoli molto stabili e soprattutto duraturi abbiamo deciso di mantenere la tecnica degli antichi falegnami, chiamiamoli così, che appunto sono dei tenoni. I tenoni sono sostanzialmente questi, è un incastro in legno realizzato e scavato nello stesso blocco di legno, questo è tutto massello di faggio per farvi capire, quindi viene tutto scavato, dovete immaginarlo come un fisher per attaccare qualcosa al muro, quindi è tutto zigrinato ed è fatto quasi a pettine, a incastro. Quindi cosa succede? Questa è un'ipotetica gamba del tavolo. Quando io cerco di incastrare questo tenone all'interno della gamba, faccio pochissima fatica a incastrarlo, ma faccio molta fatica a tirarlo fuori, quindi è esattamente come funzionano i fisher del muro. Cosa succede? Noi, a parte incastrarlo in questo modo all'interno, ovviamente viene anche messa della colla apposita per il legno e qui c'è una piccola particolarità che è un piccolo scasso che fa in modo che tutta la colla in eccesso esca. Quindi quando si mette la colla qui dentro, poi si mette il tenone, facendo pressione tutta la colla in più esce da questo foro e poi ovviamente viene eliminata. Per chiudere in bellezza e essere sicuri che il tavolo sia super stabile, quando questo meccanismo è fatto, comunque viene imbullonato facendo passare una vite in verticale che prende dentro sia la parte della gamba sia completamente il tenone, quindi poi viene traforato ed è praticamente impossibile farlo uscire dalla sua sede. Quindi questo è quello che riguarda la struttura dei tavoli ed è veramente veramente importante. Poi ovviamente come tutto il resto del tavolo viene successivamente impiallacciato con la finitura che volete, quindi gli viene messo il legno che scegliete, la colorazione che vi piace di più, piuttosto che una finitura particolare a vostra scelta. Un altro meccanismo che mi piacerebbe farvi vedere oggi è particolare di questo modello esattamente di tavolo, perché è un tavolo che noi chiamiamo a rotazione ed estensibile. Perché? Perché tantissimi clienti ci chiedevano di avere dei tavoli più piccoli possibili ma che diventassero più grandi possibili e questo ha scaturito in noi una serie di curiosità, ci siamo ingegnati. Quindi cosa succede? Noi abbiamo creato questo tavolo che quando è chiuso è relativamente stretto perché misura solo 76 cm in questo modello, ma vogliamo che quando è aperto diventi più largo possibile. Quindi cosa succede? Prima di allungare il tavolo facciamo questa operazione. Tiriamo questo perno, ruotiamo completamente il piano, in questo modo quella che era la lunghezza iniziale del tavolo diventa la larghezza, quindi ho un capotavola molto molto più ampio. Per fare questa semplice rotazione, quello che sembra una semplice rotazione, in realtà ci ha rubato non poco tempo e non poco ingegno, nel senso che al di sotto del piano c'è una sorta di parabola, quindi una sorta di percorso in cui questo piccolo arnese deve scorrere per fare bloccare o sbloccare il piano. Quindi quello che succede quando io tiro questo blocco è questo. Praticamente c'è dentro una molla all'interno, quindi io basta che la tiri in questo modo. Faccio adesso, ovviamente non essendo bloccato al tavolo, la molla balla. Però schiacciando e tirandolo da sotto sblocco questa leva e faccio in modo che il piano del tavolo possa girare. La stessa cosa succede quando lo richiudo, perché questo piccolo pernetto va a rincastrarsi nella sua sede e non mi consente di tornare indietro. Infatti adesso io questo piano l'ho girato, ma se dovessi spingerlo per richiuderlo non ci riesco perché il perno è bloccato. Quindi per richiuderlo dovrò fare la stessa identica operazione di prima, quindi tirare quel meccanismo che vi ho fatto vedere. Quindi lo tiriamo, sganciamo il piano, dopodiché possiamo lasciarlo. Il meccanismo fa tutta la sua parabola, tutto il suo percorso, fino ad arrivare alla fine, quando sentirete
questo rumore e in questo modo il perno è tornato nella sua sedia, quindi si è ribloccato e anche in questa situazione non posso più muoverlo. Quindi è una piccola sicurezza in più per fare in modo che il tavolo sia ancora più resistente. Se avete qualsiasi dubbio o qualsiasi domanda, aspettiamo i commenti qua sotto o chiamateci, contattateci come meglio credete. Grazie mille!